Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video da Mobile Phoneland. Ritorno con una bella AOSP sul G4 dopo il boot loop. Si chiama XOSP e, come dice il nome, è una AOSP in stile Sony, molto interessante. Scopriamolo insieme dopo la intro. Eccoci qua davanti alla nostra XOSP. La versione era l'S6, invece la revisione la 3. Poi, per quanto riguarda, qua dice stato XOSP applicazioni, vuol dire che quando voi flashate la ROM, per avere l'applicazione di questa ROM dovete flashare un zip a parte, perché sennò non avrete queste applicazioni che vi farò vedere io. La build è del 17 luglio, poi qua è, come sapete, il G4 e Android 6.01. Anche se si chiama XOSP, è una Cyanobased in fin dei conti, come vedremo dopo. Anche se dal nome non si direbbe, però comunque alla fine anche la Siano è una AOSP in fin dei conti. Quindi, come dice il nome, XOSP vuol dire che è una AOSP in stile Xperia. Che vuol dire Xperia Open Source Project. Infatti, come vedete, un po' dappertutto già il tema è un po' quello dei Sony Xperia. Partiamo subito dalle impostazioni, perché questa ROM è molto personalizzabile. Allora, fino ad alto sono più o meno le stesse impostazioni, nessun problema col 3G, con il 4G, le telefonate, funziona tutto alla perfezione. Poi, impostazione XOSP invece è il fulcro della ROM, perché troviamo delle varie impostazioni. Intanto si può vedere, si può scegliere se avere il logo della ROM nella status bar, come vedete, che ad alcuni può piacere, se avere l'indicatore di super user, se avere l'icona delle cuffie. Poi la grandezza carattere, come vedete abbiamo i caratteri abbastanza piccoli, perché qua, però qua si può personalizzare, io non l'ho toccato perché mi piaceva. Poi, se vuoi la data, lo stile della data, un secondo orologio, etichetta operatore. Poi, se avere il traffico dati sulla barra di stato, che sarebbe la velocità entrata uscita, intervallo di aggiornamento. Poi nascondi automaticamente il monitor di traffico quando non c'è nessuna attività. Poi, sfondi, invece si può impostare lo sfondo della schermata di blocco. Comunque poi si può scegliere la sfocatura, la schermata di sblocco e la classica di Android Marshmallow, quindi non ve la faccio vedere. Invece qua c'è già delle cose più interessanti. Per esempio, sfoca lo sfondo della barra di stato e livello sfocatura, notifiche traslucide, sfocatura, intestazione barra di stato, livello, sfocatura barra di stato espanso. Infatti, come vedete, io ho messo questo effetto che è molto bello, come vedete. Abbiamo lo sfondo sfocato, abbiamo anche LED personalizzabile e, volendo, poi possiamo, i setting sono in due pagine, funzionano bene e li possiamo anche personalizzare. In questo caso no, entra nell'applicazione, però mi sembra che in qualche modo si possono personalizzare, adesso non mi ricordo con precisione. Ah, forse bisogna accedere al... no. Comunque fidatevi che in qualche modo li potete personalizzare, però alla fine sono così tanti che penso che ce ne sia per tutti. Poi attiva la barra di navigazione, dimensione barra di navigazione, pulsante di disposizione. Purtroppo c'è poche scelte, perché possiamo aggiungere soltanto queste funzioni qua. Io volevo il pulsante per abbassare la tendina delle notifiche e ho dovuto ricorrere a Exposed Gravity Box e funziona abbastanza bene. Infatti poi abbiamo Slim Dim, che sono qualche pulsante particolare che veramente non ho capito di cosa si tratta, ma c'è il tasto, il menu di alimentazione, che si può scegliere la cattura schermata eccetera. Poi termina chiamata, controllo traccia, eccetera, eccetera. Queste sono un po' quelle che tutte le cose. Poi rimuovi api di sistema. Poi tocco per riattivare in qualsiasi punto dello schermo. Doppio tap per sospendere. Doppio tocco sulla schermata di sblocco per sospendere il telefono.
Poi previene i risvegli accidentali, modalità on the go che non ho ben capito cosa sia, bottone cancella tutto che funziona bene, si può mettere anche in basso a destra, poi schermo di animazioni, colonne, dashboard, visualizza titolo dashboard, poi gestione attività che dovrebbe essere il bottone da avere qua nella status bar, che ora c'è questo tema però dovrebbe esserci. Intestazione orario contestuale, come vedete, se lo togliamo, la barra qua torna normale, però rimettiamola così nasconde ancora meglio il screen retention. Poi dispositivi EMA in un tentore, poi queste sono le informazioni sulla ROM. Poi abbiamo Viper FX, che sono delle ottimizzazioni audio, no? È un po' come quello che c'è sull'Asiano. Poi XOSP Delta per scaricare aggiornamenti, però mi sembra che questa ROM è da un po' che non viene aggiornata. Poi suoni tutto uguale, display luci, luminosità adattativa, live display per non stancare gli occhi la sera. La densità dello schermo, barra di ricerca in app recenti, qua diciamo che sono già le più classiche. Poi essendo una Siano Buzz abbiamo il gestore dei temi, che ce ne sono due, io non li ho toccati, infatti adesso state vedendo il classico stile di questa ROM. Poi batteria sicurezza è uguale, il launch lo vediamo tra poco, anche la tastiera, poi barra di stato. Sono più o meno le stesse cose, posizioni rapide, eccetera. Poi info sul dispositivo l'abbiamo già visto. Adesso passiamo a vedere le applicazioni, perché queste sono quelle della Sony. Tanto questo è il launcher, che come vedete abbiamo il classico drawer Sony, che è in questo modo, cioè come vedete si mette qua. Possono aggiungere pagine, rimuovere, vedete. Possono aggiungere quante se ne vuole. Poi i widget funzionano, invece vedete, non si riesce ad aprirli. Ecco, ci metto un pochettino. Sfondi anche, invece i motivi no, come su tutte le ROM che ispirano, che copiano un po' a Sony. Poi rotazione automatica. Queste sono un po' le impostazioni, rotazione automatica, grandezza icona, aspetto icona, volendo si può scegliere un icon pack. Io ne ho impostato uno, ma mi sembra che l'ho impostato dal gestore dei temi. Poi mostra nomi nell'area di ancoraggio, raggruppa automaticamente le icone, spostamento riquadro. App suggerite, aggiungi icona alla schermata home, imposta sulla schermata home, eccetera, eccetera. Poi per il resto niente di che. Io infatti questo launcher l'ho subito abbandonato per nuovo, ovviamente, che mi trovo più a mio agio. Vabbè, telefono e messaggi sono le classiche, nulla di che. Poi ecco, musica che è quella di Sony, che è molto bella e funziona senza problema. E qua abbiamo anche un po' di impostazioni, riproduzione coda, cartella, eccetera. Poi abbiamo album, dove abbiamo un po' di, come vedete, abbiamo le varie visualizzazioni. Poi video, luoghi, effetti fotocamera. Anzi, dato che siamo qua, faccio vedere anche la durata della batteria com'è. Allora, non è granché, devo dire, però sarà magari che ho installato Xposite e quindi la batteria dura leggermente di meno, però nulla di che. Comunque vedete qua quasi quasi 3 ore, qua sempre quasi 3 ore, torniamo indietro, faccio vedere quest'altro, è sempre 2 ore e mezza, quindi vedete un pochettino basso rispetto alle stock based e stock che ho provato di recente, però vi dico che questa durata è tutto wifi, quindi immagino che in 4G sia molto peggio. Peccato perché la ROM gira abbastanza. C'è anche l'applicazione video che dovrebbe funzionare senza problemi. Poi l'audio recorder è lo stesso più o meno, non cambia più di tanto.
Poi abbiamo questo browser che è bruttino, non è Jello stranamente, ma nemmeno quello di Sony, perché non lo usa più. Comunque vedete, è il classico launcher, cioè browser AOSP un pochettino temato, che io l'ho subito abbandonato per Chrome. Poi abbiamo il calendario in stile in Sony, dove si possono mostrare anche gli eventi della giornata. Calcolatrice è quella AOSP di Android. Ah, questa vedete è la tastiera Sony, che funziona bene alla fine. Io l'ho cambiata subito con alcune che preferivo. Però. Fotocamera invece abbiamo quella che si trova su tutte le Siano, che funziona bene senza problemi. Abbiamo un bel po' di effetti, ve l'ho già fatta vedere in vari video, quindi non mi dilungo. Come vedete. Poi vabbè, questa forse è la modalità video, quindi ci sono effetti in meno. E stranamente non so, non fa andare più del 1080p, però alla fine va bene lo stesso, tanto i video con più risoluti non servono quasi niente alla fine, anche perché il pannello è solo 2K. Per quanto riguarda le prestazioni, sono buone, non ho nulla da lamentarmi, però ho notato che molto spesso quando scrivo con la tastiera all'improvviso si chiude da sola, poi dopo un po' si riapre, quindi dà fastidio se uno usa molta applicazione messaggistica. Però con quella Sony non me ne sono accorto, con le altre che ho usato, quindi immagino che magari questa sia ottimizzata meglio, quindi nel caso vogliate provare questa ROM, provate questa. Comunque per le prestazioni in linea di massima sono buone, adesso che per il resto le applicazioni girano bene. Vediamo se ho configurato Twitter, così faccio vedere che si apre in tempi recenti, anche passato da una applicazione all'altra è veloce, anche tutte le altre funzionano bene, non ci sono problemi. Quanto riguarda l'applicazione ve la fate vedere tutto, come vedete la navbar è in stile Sony, quindi è bella. Quindi in conclusione questa ROM ve la consiglio, però il bug della tastiera è davvero fastidioso. Per il resto ve la consiglio, sì, la batteria non dura molto, è bella personalizzabile. Questo effetto qua mi piace davvero tanto, che è sfocato e in poche ROM l'ho trovato così bello. Vi invito a mettere mi piace nel caso il video vi fosse piaciuto, a commentare chiedendo magari qualche ROM in particolare che desiderate vedere o qualche delle citazioni su questa. Iscrivetevi al mio canale, ci vediamo al prossimo video da Mobile Phone Island. Ciao!